San Pier Niceto ha reso omaggio al passato laborioso e al sapore dolce amaro della Marcord con la presentazione del libro Il carrettiere di Samperi, scritto da Mario Messina con la prefazione di Michele Lauria e con le letture di Domenico Centamore, attore siciliano che ha vissuto per un lungo periodo nel centro tirrenico e che, reduce dal successo di Macari con Claudio Cioè nella serie di Rai 1, ha interpretato il simpatico Piccionello. Alla partecipata manifestazione hanno preso parte anche diversi sindaci del comprensorio tirrenico, il carrettiere di Samperi e la storia di un carrettiere di San Pier Niceto, Francesco Sciotto, lontano avo di Matteo Sciotto, attuale sindaco di Santa Lucia del Mela. Il protagonista, intorno alla metà del 1800, sin dall'età di 10 anni con il suo carretto, ha percorso la lunga strada che da San Pier Niceto porta a Messina, trasportando i prodotti lì coltivati e riportando dal capoluogo merce utile al piccolo comune, una storia tramandata che adesso è raccontata in un libro al tavolo dei relatori per l'evento culturale il sindaco di San Pier Niceto, Domenico Anastasi. Questo libro mi ha toccato particolarmente perché mi ha fatto rivivere la mia infanzia, perché mio nonno aveva l'asino, mio nonno produceva le primizie e queste primizie venivano portate poi a quelli che nel paese di San Pier Niceto andavano ai mercati e quindi c'era questo smistamento che è un po' l'attività che veniva svolta da un carrettiere di Samperi. E mi sono emozionata a rivivere queste vicende.